Ciao a tutti, bentornati su Fabio Slab. Oggi una ricetta che può essere vista come un antipasto o come un primo piatto a base di erbette stagionali. Dopo la sigla. Gli ingredienti per le nostre crespelle alle erbette sono 90 g di burro fuso, 2 uova, 100 g di farina 00, un mazzetto di Carletti, un mazzetto di Agretti, 250 ml di latte, 200 g di ricotta fresca, 80 g di grana padano grattugiato, 5-10 g di bicarbonato di sodio, olio, sale e pepe. Bene, procediamo col preparare la base delle nostre crespelle, quindi l'apparel che servirà per cuocere, per creare queste crespelle. Prendiamo una terrina, rompiamo le uova all'interno, benissimo. Pizzico di sale, un po' di pepe, bene. Iniziamo a mescolare. Sbattiamo bene le uova, impastiamo con la farina. Perfetto. Ora dividiamo il nostro burro fuso in tre parti circa uguali. Quindi andremo a versare una parte all'interno del nostro impasto delle crespelle. Benissimo, questo vedete è l'impasto, bello liscio. Ora possiamo aggiungere il nostro latte, un po' per volta. La nostra pastella è pronta, eccola qui. Bene, possiamo riporla. Nel frattempo ci prepariamo i nostri agretti e carletti. Io ho trovato questi al supermercato, quindi possiamo usare qualsiasi erba spontanea che ci piace di più. Li ho già lavati, curati, ho tolto la radice degli agretti. Ora li tagliuzziamo finemente, per dopo andarli a sbollentare, quindi avremo due cotture all'incirca, sbollentati, raffreddati per mantenere sia il colore che il gusto. Quindi andiamo a tagliare i nostri agretti in maniera molto sottile, così. Perfetto. E anche i nostri carletti, possiamo tagliare tutto assieme. Perfetto, li ritiriamo su un contenitore. Nel frattempo ho messo sul fuoco a bollire acqua salata, ci aggiungerò del bicarbonato che servirà proprio per mantenere il colore delle nostre erbette. Bene, procediamo col secondo step ed è prepararci la farcia delle nostre crespelle. Quindi prendiamo la nostra ricotta, aggiungiamo sale, un po' di pepe, il parmigiano, impastiamo il tutto. Questo dopo lo completeremo ovviamente con le erbette al suo interno appena le avremo cucinate. Ora che abbiamo le nostre basi pronte, possiamo spostarci sull'angolo cottura. Accendiamo e iniziamo a scaldare la nostra padella antiaderente per dove faremo le nostre crespelle. L'apparel è pronta. Eccola qui, mestolino, io userò questo, mezza dose ovviamente, giusto da fare proprio un velo. Nel frattempo qui stiamo facendo bollire l'acqua che ed è pronta, possiamo aggiungere il nostro bicarbonato, perfetto, ed ora versiamo i nostri carletti e agretti a cuocere. Di lato abbiamo già l'acqua fredda, eccola qui, meglio se acqua e ghiaccio. Lasceremo in cottura in questa maniera per 5-8 minuti al massimo. Prendiamo un pezzo di Scottex, eccolo qui, in questa maniera. Prendiamo il nostro burro, ok? Intingiamo un po' sulla carta Scottex e andiamo a sporcare la nostra padella.
e andiamo a creare le nostre crespelle. Se vogliamo aiutarci a staccare le nostre crespelle senza far fatica, uno stuzzicadente lo passiamo sul bordo ed eccole che si staccano a mano e giriamo pure. Possiamo anche toglierle, sono pronte, quindi le scoliamo bene, le tuffiamo all'interno della nostra acqua fredda. Ora che le nostre erbette sono pronte, si sono raffreddate, possiamo scolarle una parte all'interno dell'impasto, circa la metà. Andiamo a mescolare il tutto e la nostra farcia è pronta. Bene, le nostre crespelle sono pronte, come potete vedere si sono raffreddate leggermente, il nostro impasto è pronto. Bene, qui abbiamo le erbette avanzate che ci serviranno per la salsa, quindi ci prepareremo già un mini pinner o un frullatore che ci servirà proprio per fare la salsa d'accompagnamento. Forno già in riscaldamento, 200 gradi, giusto per dare una gratinata al tutto. Bene, prendiamo le nostre crespelle, nel centro stendiamo un po' di pasto, di impasto, in questa maniera, e andiamo ad arrotolare proprio tipo rotolino, così, vedete? Bene, teglia da forno con carta forno, le adagiamo così. Le nostre crespelle sono pronte per essere infornate. Prima di infornarle mettiamo il burro fuso, il parmigiano. Bene, le nostre crespelle sono pronte per essere infornate, 6 minuti, 5 minuti, anzi 5 minuti, 200 gradi a gratinare. Nel frattempo che attendiamo la cottura, la gratinatura finale, andiamo a frullare le nostre erbette. Guardate che splendore. Ora attendiamo solo che le nostre crespelle si gratinino, poi andiamo all'impiattamento. Bene, sono passati 6 minuti, possiamo togliere le nostre crespelle, sono leggermente gratinate. Quindi, ora prendiamo il nostro piatto bianco, in questo caso quadrato, adagiamo la nostra salsa nostra salsina d'erbette, prendiamo una nostra crespella, attenzione che sono molto calde, le mettiamo sul tagliere, le tagliamo a metà, vediamo se riesco a far vedere il ripieno che è molto morbido, guardate, perfetto, le adagiamo sul piatto in questa maniera. Un filo d'olio crudo e abbiamo il nostro piatto stagionale delle crespelle con delle erbette. Ovviamente questo va bene una crespellina così come antipasto, due crespelle, piatto ovviamente un po' più grande con un po' più salsa, possiamo servirla come un primo piatto. La ricetta è conclusa, spero che vi sia piaciuta. Se è così lasciate un bel like al video, condividetelo con tutti i vostri amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdere nessun altro video. Con questo vi saluto, vi mando un abbraccio virtuale da casa mia, ciao, al prossimo video!